luoghi cari a Grazia Deledda. Vi nacque e vi abitò 29 anni, fino al Novecento, e vi immaginò le sue storie, quelle storie di gente semplice dall'animo complicato. Marianna Sirca e le dame Pintor, Annesa, Tantana e Noemi e Grisenda, che andavano a messa, scriveva, composte, rigide, con i visi quadrati, pallidi, nella cornice dei capelli lucenti come il raso nero. A Nuoro non l'amarono, la giudicarono colpevole perché aveva raffigurato la realtà. Molti sono ancora di questo parere. Giuseppe Guiso ha 83 anni, è uno dei pochi uomini che indossino ancora a Nuoro quotidianamente il costume. E come tutti gli uomini della sua generazione ha una opinione particolare su Grazia Deledda. Signor Guiso, che cosa ne pensa lei di Grazia Deledda e della sua opera nei riguardi di Nuoro? Io, sin dai primi romanzi di Grazia Deledda, ho seguito tutto l'evoluzione della sua letteratura. E per me, come per noi sardi, certo che quella che ha dato una spinta a metterci anche in vista, perché prima eravamo troppo abbandonati. Penso che molte cose avrebbe fatto, secondo il mio esclusivo modesto parere, non metterle così chiaro. Ha esagerato, insomma? Secondo me non ha esagerato, ha detto molte cose, il vero, ma anche il vero qualche volta bisogna nasconderne, almeno anche per carità di patria. Un processo di revisione è in atto però anche qui, soprattutto tra i più giovani. Sentite una professoressa di liceo, la signorina Pinna. Bisogna comprendere come ai tempi della Deledda la frattura fra l'intellettuale e il popolo fosse più profonda di quanto non sia oggi. E questa frattura portava ad una errata valutazione dell'opera della Deledda, sia perché si confondeva la realtà di vita, la realtà concreta con la realtà artistica, e sia perché non si comprendeva il valore di denuncia sociale insito nell'opera della Deledda. Dicevamo prima di questo processo di revisione in atto, forse perché Grazia Deledda è entrata anche lei ormai nella tradizione di questa terra, custode severa dei costumi dei padri. Ed è proprio qui a Nuoro, in questa città così chiusa, che sorgerà il Museo del Costume e del Folklore, sul quale Marcello Serra, giornalista e scrittore che della Sardegna sa veramente tutto, ci darà adesso maggiori delucidazioni. La creazione di un museo delle tradizioni popolari in Sardegna, e particolarmente a Nuoro, era un'esigenza sentita da tutti gli studiosi d'Europa. E la scelta di Nuoro è particolarmente geniale, in quanto a Nuoro veramente si riflette in modo più evidente e palpitante questa tradizione che si conserva ancora in gran parte della Sardegna. Il museo è stato costruito sul colle di Sant'Onofrio e anche dal punto di vista architettonico rispecchia quella che è la tradizione stessa dell'architettura isolana. La casa campidanese Sallolla, la casa barbaricina che rispecchia e ricorda l'architettura nuragica. D'altra parte, a pochi passi da Nuoro ancora si conservano delle feste tradizionali di particolare interesse, come quella dei mamutones, che danno al carnevale sardo un carattere, un accento vero arcaico. Si riuniscono qui i mamutones, nella casa di Sobreri, che mantiene viva questa antica tradizione, e vi digiunano tutta la notte, conferendo alla festa un significato quasi religioso. Vestono con pelli da cui pendono grappoli e festoni di campane. Sul volto è una maschera nera in legno d'edera dal significato apotropaico, cioè intesa ad allontanare gli spiriti maligni e le influenze nefaste.
È un rito antichissimo, forse nuragico. Ricorda i giorni in cui il primo ariete o il primo toro furono obbligati al gioco, o forse un'antica vittoria dei tardi su sconosciuti nemici. A seconda dell'interpretazione, queste sono bestie aggiogate o nemici in catene.